Cosa prevede la legge sul fotovoltaico? La legge sul fotovoltaico è una legge abbastanza recente, di un anno e mezzo fa, era il governo Draghi se non sbaglio allora, e poi è stata anche recentemente modificata ma in maniera ancora più permissiva. Praticamente prevede e incentiva la messa a terra di impianti fotovoltaici e anche agrifotovoltaici, che sono sinceramente ancora più brutti anche proprio da vedere perché sono più alti. Li incoraggia, diciamo, in tutti i modi. E li incoraggia in quale modo? Prevedendo delle zone dove si possono mettere praticamente senza neanche prendere i permessi, se non altro devono solo comunicarlo al comune, come in questo caso. Prevede che ad esempio se questi impianti sono a una distanza non superiore a 500 metri da aree commerciali, aree industriali o aree artigianali, si possono realizzare. E questo, ahi noi, è uno di quei punti. Qui sono 3 ettari che sono compresi in una zona artigianale che qui sia di Borgaccio che a Tavernelle, una più a nord e una più a sud, ma entrambi la comprendono nel raggio dei 500 metri. Quindi di fatto, secondo la legge nazionale, questa è un'area che può essere, dove può essere impiantato un impianto di questo genere fotovoltaico, e al comune praticamente portano una semplice richiesta, ma non è un'autorizzazione che poi il comune deve rilasciare, è un portare a conoscenza il comune che in quest'area dove è consentito la legge nazionale si può realizzare questo tipo di impianti. Io l'unica cosa che ho fatto stamattina qui ai cittadini, oltretutto io qui ero sindaco, quindi ho anche una serie di conoscenze anche dirette, sia come all'amministrazione comunale che ai cittadini, ho spiegato un po' questa legge, dicendo che purtroppo ai noi qui c'è poco da fare in questo caso. Quali sono un po' le motivazioni che spingono a fare questo? La produzione, come si dice, di energia pulita, no? Si parla sempre di transizione ecologica. La transizione ecologica è questa, sono pale eoliche, sono fotovoltaici, agrifotovoltaici, sono indubbiamente brutti per il territorio, questo non c'è dubbio, non incentivano le bellezze di un territorio, perché un conto è un campo coltivato e un conto è un campo con dei pannelli fotovoltaici. Indubbiamente c'è un danno d'immagine, un danno probabilmente anche per chi vive proprio qui vicino, attaccato, che può avere anche un minor, diciamo così, valore delle proprie immobili, però c'è poco da fare. Io quello, una cosa che potrei immaginare, e mettiamo durante gli scavi emergano dei reperti archeologici o cose di questo genere, allora sarebbe un'area che andrebbe a tutela e avrebbe maggiore difficoltà a poter ospitare anche un impianto di questo genere, ma è una delle poche motivazioni che mi viene in mente. Sinceramente non ne vedo altre plausibili che possano impedire questa realizzazione. Come questo, in tutte le Marche ce ne sono adesso come adesso un paio di 100 già in via di autorizzazione. Questo poi è piccolo, questo è meno di 3 ettari. Ce ne sono nelle Marche una quindicina di oltre 40 ettari l'uno. E purtroppo ne vedremo molti impiantati da qui ai prossimi anni. Io personalmente non li vedo molto bene, soprattutto nelle nostre aree collinari che sono bellissime anche a favore del nostro turismo, eccetera. Andarle a deturpare con questi tipi di impianto mi sembrano sinceramente un po' eccessivi. Un'altra cosa che emerge sempre, la voglio dire perché credo sia importante, tutti mi dicono: ma perché non li fanno fare sui tetti dei capannoni? Sui tetti dei capannoni si possono fare tranquillamente, ancor più in maniera agevolata rispetto a quelli a terra. Il problema è che sui tetti costano di più e quindi chi li deve impiantare preferisce magari andare a comprare un campo e impiantare in un campo pulito a zero spese che andare a metterli su un tetto dove magari bisogna rinforzare il tetto, eccetera, perché non è adatto a sopportarne il peso. Quindi sui tetti si possono fare, anzi io incoraggerei chiunque, sia a livello di case private che anche di capannoni artigianali industriali, a realizzarli, perché effettivamente lì è dove l'impatto sarebbe zero e aiuterebbe veramente la produzione di energia direttamente.